Allora, salve a tutti cari amici, sono sempre io, ricercatore Emiliano Babilonia. Abbiamo qui un ragazzo del centro Italia che subisce da tanto tempo delle anomali manipolazioni e attacchi dovuti da queste tecnologie di controllo e di spionaggio. Anche lui è un target individuals e ovviamente noi siamo in contatto attraverso i social sul mio account di Facebook Emiliano Babilonia Italia, quale parliamo spesso di questi attacchi e di queste manipolazioni che molte persone subiscono da tutte le parti del mondo. Adesso io voglio lasciare la parola a lui, così vi spiega tutto quello che sta subendo, quello che ha subito. Gli hanno addirittura ammazzato un cane. Ti lascio la parola. Ok, grazie, salve, è un onore stare sul canale di Emiliano Babilonia, tanto che, dato che conosce dell'argomento, potrei saltare alcuni preamboli. Beh, una realtà in cui viviamo non è la realtà che ci è stata dipinta. Questo l'ho capito vivendo. Col passare del tempo, fin da piccolo, ho cominciato a osservare strani fenomeni. Poi crescendo queste cose sono peggiorate, fino a sentire voci in testa e avere strani incontri con persone che mi conoscevano, che sapevano il mio nome. Io ho mai visto queste persone. Persone che dicevano cose che avevo fatto, che avevo pensato in precedenza, fino ad arrivare all'uccisione di questo mio amico, non direttamente con onde, ma tramite un'incursione in casa, e erano militari. Io sono stato molto tempo per cercare di capire cosa ci fosse di reale di tutto quello che vivevo. Perché una persona che è all'interno di un fenomeno del genere, la prima cosa che pensa, ok, sono pazzo, sono pazzo. In realtà poi studiando, io mi ricordo ai tempi, cercavo ogni cosa che potesse ricollegare una qualche entità diversa da quella sistemica in cui viviamo, che potesse accedere a un determinato tipo di tecnologie e ancora non conoscevo l'MK Ultra, parlo che avevo 15-16 anni, a un certo tipo di tecnologie che non erano conosciute alla massa, perché l'unica cosa che potevo spiegarmi che non dava adito al mio pensiero di essere folle era che qualcuno avesse una tecnologia in grado di fare queste cose, di farmi fare delle cose, di mettermi in testa o soprattutto parlarmi in testa. Perché quando senti le spiegazioni che dà il mainstream, che dà il sistema a quelle poche volte che vengono denunciate questi attacchi, la spiegazione è schizofrenia. Ma la schizofrenia, le voci della schizofrenia non sono così. Le voci della schizofrenia sono dei pensieri dalla quale la persona si distacca perché non li riconosce come propri. Questo è altro. Qui senti proprio le parole. Senti le parole nella testa. Senti risate di persone con chiaro accento, la maggior parte delle volte accento romano o del sud, vicine, e tu cerchi queste persone. Sei convinto che sono, da come le sentite, sul tavolo a fianco, ma sul tavolo a fianco non c'è nessuno. E così mi sono addentrato a cercare di capire cosa ci fosse, chi fosse, chi fossero queste persone che danno sfogo alle loro repressioni, perché questi sono dei repressi malati, e ho cominciato a cercare informazioni. Meno sul tecnico, non sono stato mai un tecnico, sono un umanista, quindi
Ho cercato informazioni riguardo chi fossero in realtà queste persone. E quello che col tempo è venuto fuori, poi nel periodo in cui mi ricordo uscì internet, proprio passavo le nottate intere alla ricerca di informazioni, quelle che potevo collegare a questo sistema. E quello è il quadro che ho dipinto. È veramente nauseabondo. Viviamo in un mondo di malati mentali dove i poteri sono stati infiltrati da sempre, voglio dire, migliaia di anni, a una genia di persone che per il loro unico intento hanno il controllo. E quello che ne viene fuori è che quello che cercano. Sono delle persone per cui la ritualità è tutto, ma la ritualità non intesa come un gesto da compiere. Tutti noi siamo rituali ogni giorno, facendo la vita di ogni giorno, seguiamo una routine, anche quella potremmo definire una ritualità, ma la loro ritualità è una ritualità sadica, è una ritualità assassina, omicida. Queste persone qui non hanno nessun. Non tengono a cuore nessuno, non gliene può fregare niente di nessuno e osannano in parte la morte e la violenza. Noi viviamo in un paese in cui quanti casi non spiegati ci sono? Quanti? Tantissimi. Falcone, Borsellino. Tutti quelli all'interno delle amministrazioni fatti fuori non si sa come, o morti inspiegabile, e tot di bambini scomparsi, perché questi se la prendono anche e soprattutto con i bambini. I bambini per loro hanno un significato rituale. Con i bambini ritualizzano. I bambini ritualizzati non li uccideranno mai. I bambini invece da sacrificio li ammazzano. Queste sono tutte cose allucinanti che ho indagato in un periodo della mia vita che mi occupavo di un caso di un bambino scomparso. Adesso non voglio dare indicazioni. Per cui ho parlato con alcune persone che erano uscite da determinati ambienti massonici che mi hanno dato dei riferimenti su cui poi io ho potuto addentrarmi con le ricerche. Più di tanto non si trova, ovviamente, però già ti fai un quadro. E la cosa più difficile da immaginare è che noi siamo in mezzo a queste persone. Perché riescono a controllare tutto? Perché sono in mezzo a noi, sono ovunque. Io sono stato adottato, la mia famiglia mi adottò negli anni 70. Io non lo sapevo allora perché nonna parlava, mi parlava di alcune cose, non avevo assolutamente la minima idea di cosa parlasse, perché chiaramente un ragazzino di 10 anni, 11 anni, che gliene importa? Cioè non sa. E mi parlava di alcune cose che non capivo. Mi diceva che la nostra famiglia, era la famiglia che aveva costruito per la maggior parte la città in cui sono. Infatti ancora tutti, sia monumenti che ospedali, che questo, ci sta un nome, un parente mio, sopra. E mi hanno detto però poi a un certo punto sono caduti in disgrazia perché sono stati cacciati e io non capivo da dove. E loro mi dicevano, quando io a questo punto ponevo la domanda, ma perché sono stati cacciati? La risposta era, perché ci sono alcune cose nella vita su cui non devi scendere a compromessi e per le quali non devi agire, non devi fare. La mia famiglia geneticamente, mia famiglia adottiva geneticamente era per genia
in una sorta di massoneria. In questo posto, in questo paese, che è un laboratorio sociale, c'è una massoneria potentissima, come in tante città d'Italia, che ad un certo punto è diventata altro. Gli ordinamenti massonici non so proprio quelli, altrimenti le persone non vi entrerebbero così. Diciamo però che tutte quelle logge segrete che nascono, a cui si appoggiano servizi militari deviati, servono a trarre, a succhiare energia a queste confraternite, a questo gruppo di persone, poiché la maggior parte di queste persone sono ignare, seguono una ritualità, ma non quella ritualità. Essendo questi gruppi massonici piramidali, ciò che conosce maestro di trentesimo livello sarà sempre una conoscenza riservata a quel livello e non al 29esimo, e così via. In questa maniera la struttura piramidale è una struttura sicura, ermetica, nulla può passare, nulla può entrare. Questo spiega come mai alcuni servizi militari particolari siano appoggiati a loro. Appoggiati è un eufemismo. Sono creati da loro. Sono persone che seguono l'occultismo. Sono persone completamente malate. Vi ripeto, non c'è un aggettivo. Le loro ritualità finiscono spesso nel sangue. E l'unico modo per liberarsi da queste persone è smettere di comportarsi con la paura e di agire secondo ciò che loro vogliono. E il fatto, comunque sia, il difficile è che comunque sia tutta la nostra società vive in quel fenomeno di paura continua, fin da piccolo ti dicono questo è male, quello è male, c'è il male, stai attento che esci di casa c'è il lupo. E quindi un po' noi ci mettiamo automaticamente in questo sistema. Loro lo sanno. Quando questi si attaccano alle onde cerebrali delle persone, fanno bene in modo che loro a volte capiscano che sono osservati e che c'è qualcosa che non va, semplicemente perché devono in ogni modo creare paura, tensione e farti sentire prostrato, perché se tu ti senti in quel modo, ti senti con le spalle al muro e non puoi agire. Qui il nostro amico intervistatore è torturatissimo, perché lui è un tecnico, lui può portare prove tangibili, reali, a differenza di mia o di altri. Quindi lo torturano particolarmente, anzi, glielo fanno sapere, glielo dicono pure, non c'è speranza qua, destra, sinistra, ma loro sono persone, appunto perché sono rituali, non sono assolutamente piene di fantasia, il loro schema è sempre quello. Ma uno schema veramente satanico. Io ricordo una volta che ero in cucina tanti anni fa, quando ancora non avevo inquadrato bene, perché dopo dirò altre cose, e sentivo il suono di un motorino di una telecamera. Avete presente i motorini delle telecamere che permettono alle teste della telecamera di ruotare? Ok? E ho sentito quel rumore. Ho detto, cavolo, fammi vedere dov'è la telecamera in casa mia. Quindi ho cercato in cucina, ma non c'era nulla. Poi l'ho risentita, veniva proprio a quell'angolo in cui io avevo cercato, ma non c'era nulla. Quella è un'altra cosa che mi ha acceso. Ho detto, aspetta, questi sono pesanti, ci sono ancora, perché in un certo periodo io ero convinto che fossero andati, no? Che fossero spariti. In realtà no. Un'altra volta il volante della mia macchina dei tempi, mentre ero fermo, ha cominciato a girare automaticamente. Ditemi voi se questa è una cosa possibile. Non so se mi volessero uccidere, ma non penso perché sanno benissimo quando una persona è in moto con la macchina.
penso che volessero darmi un segnale e dirmi sta attento, perché si sposta sempre su quel piano, che loro te lo vogliono far capire. E nessuno crederebbe a me o ad altri, semplicemente perché ti dicono, ma è schizofrenico, sente le voci, ma la voce che sento io non è la stessa della schizofrenia. Fra l'altro, tutte le persone che negano questa esistenza, di questa entità, di questa gente, sono persone che negano a loro stesse la possibilità di migliorare il mondo. Guardate dove viviamo, l'epoca. Ci chiamano complottisti. Quante volte, ma lui è matto, è complottista. Oggi si vive costantemente in un complotto. Guardiamo quello che è il Covid. Ho frequentato molto dei miei amici militari nella base di pratica di mare in cui io ho fatto il servizio militare. Tra l'altro, nella stessa base è custodito l'aereo di Ustica, altra grossa loro porcata. E il Covid non sarebbe altro che la contrazione dei cover ID, identità di copertura. È uno slang comunemente usato dai militari americani, cover ID. Quello è il Covid. È tutta una faccenda militare. E questo lo vediamo prendendo le frequenze. Noi andiamo a analizzare le frequenze, ok? Quale frequenza abbiamo? E noi abbiamo le onde beta, le frequenze beta, le onde alfa, le onde teta, le onde gamma, le onde delta. Prendiamo i nomi delle varianti di questo virus, che chiamano virus. Vediamo che nome hanno. Variante delta, variante gamma, variante teta, variante alfa, variante beta. E loro ce lo dicono. Alle onde beta sono frequenze che regolano tutta l'attività in stato di veglia e della processione logica. Le onde alfa sono quelle invece dell'attività ad occhi chiusi, quando non dormi ancora. Le onde teta sono del sogno, quindi quando loro ti fanno vedere qualcosa influiscono con questa frequenza. Poi ci sono le onde gamma, la frequenza della concentrazione, stress, eccetera. Io c'è stato un periodo che non ho dormito per un mese e mezzo, le ho provate tutte. Io non bevo, ho bevuto 12 Tennis, mi sono fatto 3 canne e non riuscivo a dormire. Poi c'è la onda delta, che è quella del sonno profondo, in cui tutta l'umanità è in pieno e non se ne accorgono. E sono criminali, soprattutto perché fanno gioco su ciò che hanno costruito senza neanche sapere bene cosa c'è dietro, perché la maggior parte delle persone che sono all'interno del sistema, di questo sistema di cui parlo io, di cui parla Emiliano, sono persone in parte ignare, sono persone che vengono convinte semplicemente col vile denaro, dei mercenari. Capite che il quadro che si presenta non è un bel quadro. Ci sono tantissimi casi che mi vengono in mente dove la mano di queste persone è palese. Ricordo quando uscì questa cosa del coronavirus, all'inizio rimasi sorpreso, poi ho capito tutto quello che c'è dietro. Succede che questi non riescono a controllare e non riescono a interagire su tutti, ma solo su chi è sensibile ad un certo tipo di frequenze. Quelli che sono più sensibili a quel tipo di frequenze è perché il loro cervello emette anche quelle frequenze. Quindi dal punto di vista creativo, quelle persone lì sono molto più interessanti, perché quella persona che ti può creare quello, sia la frequenza del sonno, della veglia, in ogni modo è una persona che tu difficilmente addormenti con l'educazione, con lo studio, con la religione, con finte notizie, e quindi interagiscono in quella maniera. L'MK Ultra non è riservato a tutti, per tutti c'è la genia, perché io sono convinto che la maggior parte delle persone
non dorme, è proprio così geneticamente. Quello sono convinto. Poi c'è una parte che è addormentata da tutte le bugie che dicono, e poi c'è una minima parte, che non è più neanche tanto piccola, gente come me, come Emiliano, che vengono tartassati. Ma proprio perché tutto questo che è stato fatto da sempre, questo recinto contenitivo di persone completamente decelebrate, completamente non pensanti, geneticamente create per essere in quella maniera, è servito solo per contenere noi. Ma non lo dico egoicamente, perché io non so, una persona vivo in maniera veramente spartana. Ma lo dico perché è così, perché è in quella maniera. Io ho passato 11 anni della mia vita senza luce. All'inizio dovetti staccare la corrente elettrica per il semplice motivo che non avevo un modo per sostenermi, per sostenere tutto. Quindi o mangiavo o pagavo la corrente e pagavo questo. Ho preferito sopravvivere in attesa dei tempi migliori e ho fatto benissimo perché poi i tempi migliori me li sono creati. Ma quell'esperienza di arrivare in quello stato a me mi ha fatto capire tantissime cose. Nel momento in cui ho staccato la luce, col passare del tempo, io ho visto, perché 11 anni, io già dopo pochi mesi mi rendevo conto che come dormivo in quel momento, non avevo mai dormito. Bene, profondo, che qualsiasi cosa succedeva, io me ne accorgevo. E questo è molto importante. Le case, per come usiamo noi, per come sono concepite da nostra cultura, sono circondate da campi elettromagnetici. Questo crea sopra di noi una sorta di io la definisco una specie di gabbia di Faradays, dalla quale siamo isolati. Cioè la percezione di ciò che è fuori non entra, ma entra solo ciò che vogliono loro. Perché tramite questi campi elettrici loro ti individuano esattamente, sanno dove sei, ti possono centrare. Poi Emiliano la sa molto meglio di me, questa cosa tecnicamente la sa. Da paura. Io più o meno ho capito, quindi rimasi 11 anni in quelle condizioni, proprio per inizialmente per problemi economici, ma poi perché mi resi conto che comunque sia io stavo meglio. Dopo lì, dopo cominci a subire, no, tutta una serie di processi da quella che è la mentalità comune. Quindi per cui se tu sei una persona che vivi in quel modo, già se prima eri matto, adesso sei da lobotomia. Ma io ho imparato a distaccarmi dai giudizi perché proprio col tempo ho imparato che l'unica cosa che importa siamo noi. E questo l'ho capito semplicemente valutando come questi malati di mente manipolano l'opinione pubblica, questi manipolano tutto. E non è una sindrome di follia maniacale, di persecuzione che ho. Questi manipolano tutto. Questi hanno cambiato la storia, hanno modificato le nostre percezioni e vogliono e continuano a dettare regole sul pianeta Terra. In ogni posto è un panorama veramente da mettersi le mani sui capelli. Ma avendo capito quello, ho capito anche che l'unica cosa importante che ci può tirare fuori da questa situazione e da tutte quelle strane a noi è appunto badare unicamente a noi, sbattendosene dell'opinione pubblica, che è merda. Scusa l'utilizzo di questa parola, Emiliano, ma è venuta proprio. È un panorama veramente desolante. I miei genitori, adesso abito nella casa dei miei genitori morti,
Mamma aveva un tumore in metastasi. Allora, quando è morta, come molti malati di questo, quando sono morti, non hanno ricevuto le giuste cure, semplicemente perché gli ospedali italiani non sono in grado, ma semplicemente perché non hanno neanche i posti. Mia madre è morta in una lettiga su uno sgabuzzino. Mio padre, in realtà, che sembrava godere di ottima salute, morì 3 anni prima di mia madre. E rimanemmo sorpresi perché da un giorno all'altro lui era giallo. Non sapevano i medici cosa avesse. Dicevano che gli si era creata una disfunzione al fegato e ai reni che non riuscivano a spiegare, perché andavano in intermittenza. Com'è possibile che vanno in intermittenza i reni e il fegato? Cioè che ogni mezz'ora si fermavano e poi ripartivano. Come se qualcuno, parole del dottore, come se qualcuno premesse un interruttore. Papà, quando è morto la mattina, la notte in ospedale, non c'erano medici. Tanto che stavo per chiamare i carabinieri e quello è qualcosa che ancora mi rammarico per non averlo fatto, perché non c'erano dottori. Se io lo tenevo a casa, uscivo, andavo da qualsiasi spacciatore tunisino a prendere una dose di eroina, lo avrei fatto star meglio. Ma lì, casualmente, quella notte non c'erano dottori. Dopo 2 anni che sono stati sepolti, no, dopo 5 anni che è stato sepolto mio padre, 2 anni che è stata sepolta mia madre, improvvisamente, senza nessun avvertimento, i loro corpi sono spariti. Semplicemente perché da un mese all'altro, tornando a trovarli, non c'era più, le loro tombe non c'erano. Ho chiesto informazioni al cimitero, ma com'è? Dove sono? Nessuno lo sa. Fino a che ho capito che molto probabilmente, essendo infiltrata questa gente ovunque, è arrivato un ordine all'alto per far sparire questi due che facevano parte di un qualcosa che doveva essere rimosso. Questo sì può sembrare un qualcosa paranoico, vi assicuro che non è così. Ci sarebbero tantissime cose da dire, tipo questi sono capaci di farti venire impulsi per qualcosa che non è tuo. Tipo, io non bevo assolutamente. Ho avuto un passato diciamo, in un mio vecchio passato bevevo parecchio. Non penso quello che sia attribuibile a loro. È una serie di frequenze che frequentavo. Che è successo? C'è stato un periodo della mia vita in cui io sentivo costantemente la voglia di andarmi a fare gettarmi eroina. E io non l'ho mai fatto questo qui. Mai. Ma io mi chiedevo sempre, ma anche perché io quanti amici ho che sono finiti per strada, sono morti. O chissà che fine hanno fatto. Tanti. Ho imparato. E non ci ho mai avuto intenzione di fare una cosa del genere. Ma mai, mai, mai. C'è un periodo dalle 8:30 di sera, poco prima della cena, e mi veniva voglia di farmi eroina. Ma non è normale questo. Ci sono alcune cose dei loro procedimenti che sono proprio evidenziabili e verificabili, magari meno perché ci vorrebbe un tecnico, appunto tipo Emiliano, per vedere l'alterazione delle onde cerebrali, in che zona. Perché se tu vedi che senza nessun motivo a quell'ora c'è un'alterazione cerebrale in una determinata zona, chiaro che non è tua.
Guarda, confermo tutto quello che dici. Lo Sì, fanno sì. anche a me, mi attaccano con queste frequenze, a me mi mettono il desiderio di fare uso di alcol e di droghe. Certo, sì. Capisci che quando ho capito quello, ho cominciato a rivedere un po' tutti quei miei amici che sono morti o sono finiti in quella maniera, perché prima li criticavo tanto, poi ho capito che non erano solo vittime del sistema, erano vittime spesso di questa gente qui. Questa è gente che non è creativa, assolutamente. Cosa hanno fatto? Loro hanno sostituito la competizione con la creazione nella vita di tutti i giorni. Quindi vedi, i creativi al giorno d'oggi sono veramente rari, sono considerati artisti e spesso sono artisti. Ma sono persone che comunque sì hanno a che fare o hanno avuto a che fare con una forma d'arte. E loro hanno sostituito questo con la competizione. Tu guarda, al giorno d'oggi la gente si scanna per niente. Per vivere ci scanniamo. Ma per quale motivo? E alla base di tutto c'è l'influsso di queste persone qui. La cosa che a me lascia proprio senza parole, ma anche di questo caso Covid, di tutta sta plandemonia, la chiamo io, demonia pianificata, che praticamente è talmente evidente. La loro intrusione in ogni capillare della nostra società è andato avanti questo problema del Covid, del cover ID, dell'identità di copertura. Com'è andato avanti? È andato avanti in una maniera per cui l'unica spiegazione è che in ogni organismo, a partire dagli ospedali, a partire dagli infermieri, a partire dalla politica, a partire dai comuni, in ogni di questi organismi c'era minimo una persona che decideva cosa c'era da fare. Minimo una, perché poi in un sistema del genere in cui un problema tale non viene neanche identificato né visto, significa che la stupidità regna. Quindi loro fanno ciò che vogliono proprio perché di base uno una grande ignoranza, due una grande stupidità e il resto sono manipolati. Sì, Emiliano è. è vero quello che dici. Voglio dire solo una cosa. L'altro giorno stavo vedendo un documentario che parlava di alcune persone negli Stati Uniti d'America che sono state arrestate e messe nei carceri di massima sicurezza. Fatalità, queste persone sono tutte schizofreniche o sentono le voci o sono Certo. uditori di voci, quindi vuol dire che questa tecnologia di controllo e di manipolazione mentale fa sì di pilotare queste persone a fargli fare dei reati perché credono che queste voci magari possono essere santi, profeti, demoni, alieni Assolutamente, o addirittura assolutamente. i morti. Infatti ci sono stati dei casi che in Italia di persone che hanno sentito le voci e le voci gli dicevano strappati gli occhi mentre stavano in chiesa, o altre persone che hanno sentito di buttarsi dentro un fiume e loro hanno preso e si sono buttati dentro un fiume. Mo' l'ultimo caso di quel Assolutamente. ragazzo che hanno detto che era schizofrenico, che ha preso il bambino a Napoli e l'ha buttato di sotto. L'ha buttato e poi è andato a mangiare la pizza. Lì c'è qualcosa di strano perché non è Certo. possibile, perché poi hanno intervistato la vicina di casa e diceva che lui durante la notte parlava con delle persone, ma loro sentivano solo lui che parlava. E lui, quando camminava per strada, faceva finta che parlava al telefono, ma in realtà lui non stava parlando al telefono, era un diversivo per evitare che lui venisse preso come un pazzo o un malato di mente. Infatti, molte volte è successo a molte vittime che io ho dato dei consigli, gli ho detto: fate finta, mi mettete l'auricolare, fate finta che parlate al telefono, in modo che se qualcuno vi vede che state parlando, magari non con la mente, ma parlate ad alta voce, vi dicono che state parlando
con una persona, cioè potete dire che state parlando con una persona al telefono. Per esempio, una cosa che ti hai detto è una cosa molto importante. Quando fanno e modificano attraverso questi esperimenti le frequenze cerebrali, fatalità, il venerdì sera, il sabato sera e la domenica c'è un forte aumento di frequenze sparate all'interno dei centri nervosi centrali delle persone. Io l'ho riscontrato attraverso il misuratore dei campi elettromagnetici attraverso l'elettroencefalogramma, che determinate frequenze vengono proprio alterate per far sì che noi diventiamo una sorta di sonnambuli, una sorta di persone narcoletiche, e ci amplificano una frequenza che è la frequenza della depressione forzata. Una volta messa questa frequenza, ci mettono o ci amplificano delle frequenze della dipendenza, e noi pensiamo che la dipendenza proviene da noi, oppure ci mettono il desiderio di Certo. andare a bere alcol, di fare un aperitivo, di prendere uno spritz, di prendere una birra. Come prendiamo una birra, loro ci mettono tutte le frequenze della perdita della memoria, le frequenze del desiderio di fare uso di sostanze stupefacenti, e lo fanno apposta perché così dicono: vedi, il cocktail dell'alcol, il cocktail del desiderio di fare uso delle sostanze stupefacenti ha scaturito poi magari la rabbia e l'ira, che accade molte volte in molti locali, in molti posti, che persone incominciano a litigare, ad avere problemi, incominciano a discutere e scoppiano delle risse, o addirittura persone che vanno a casa massacrano la propria famiglia, massacrano Certo. i vicini di casa. Infatti ci sono state molte anomalie di persone che praticamente sono state attaccate con queste frequenze, dicevano di sentire i vicini di casa che urlavano tutta la notte. Poi queste persone sono andate a casa di questi vicini e ci sono state delle colluttazioni, addirittura hanno fatto una strage, tipo la strage di Erba, c'è cioè qualcosa di strano. Sentivano Stragi d'erba. sempre il bambino che piangeva, le bestie di Satana Certo. e tantissimi altri casi anomali. Mo, l'altro giorno stavo sentendo di un tutore della legge, ha preso la pistola d'ordinanza, è andato a casa, ha sparato a tutti i familiari perché lui diceva che erano loro che volevano che lui si lasciasse con la moglie e lasciasse praticamente i figli alla moglie. E ovviamente questi familiari, i superstiti di questa strage, hanno detto che praticamente loro non sapevano niente di questa cosa. Oppure ci sono stati altri casi di persone che sono impazzite, hanno sparato prima alla moglie, poi hanno sparato alle figlie, sono state 8 ore su un balcone ad aspettare che cosa, e dopo si è suicidato anche lui, questa persona delle forze dell'ordine. Certo, Abbiamo il nostro amico forse. Riccardo, ex nucleo operativi della Scientifica, che ha cominciato a fare delle indagini, hanno cominciato a fare delle investigazioni, l'hanno incominciato ad attaccare con queste armi, gli hanno creato dei Senso, per danni forza. da tutte le Certo. parti. Abbiamo l'ex carabiniere del caso del G8 che ha sparato a quel ragazzo per legittima difesa. Purtroppo il ragazzo è morto, e questo carabiniere farà anche lui un'intervista testimonianza, perché anche lui stanno facendo lavaggi del cervello, torture con frequenze della depressione forzata, blocchi della memoria temporanea, e gli stanno mettendo le voci in testa per farlo sembrare una persona pazza e malata di mente, così non può essere più reintegrato all'interno dell'arma di carabinieri. Perché lui richiede, dice: io ho fatto i processi, mi hanno assolto e hanno detto che quel gesto che lui ha fatto è per legittima difesa. Cioè, la sentenza dice che lui non ha commesso il fatto, non è omicidio colposo, ma lui ha fatto solamente quello che doveva fare per difendere ovviamente sia lui che l'altra persona all'interno della macchina. Ovviamente due carabinieri all'interno di un Defender si trovano 200 persone addosso che gli tirano sassi con le bottiglie incendiarie, con le bombole. Non è facile lì riuscire a capire gli avvenimenti e le cose che succedono. Allora mettiamo il caso che questi della manifestazione tiravano bottiglie incendiarie all'interno della macchina, all'interno di questo Defender, di questa Jeep, e morivano i carabinieri. Allora lì che cosa succedeva?
chi prendeva la colpa? Cioè, mo perché è successo ovviamente a quel ragazzo, certo, è sempre un dispiacere che muore un ragazzo. Infatti io quando ho parlato col carabiniere ho detto: ma non hai pensato di sparare per aria o da qualche parte per mandare via le persone? Dice: in quel momento io ho sparato, ma non mi ricordo di preciso dove ho sparato. E lui giustamente ha detto che sicuramente il sasso che aveva, che hanno tirato, ha deviato il colpo e ha colpito il ragazzo. In quelle io, sono attimi, Milano... sono attimi lì. E la stessa cosa è successa al nostro amico Mattia Tenni, che è uscito dal box con un bastone in mano, con un oggetto contundente, è andato addosso alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, certo, potevano sparare per l'aria, potevano fare altre cose. Purtroppo il carabiniere dice che ha sparato un colpo. Il colpo ha rimbalzato e ha colpito Mattia Tenni. Purtroppo Mattia Tenni è morto dissanguato, perché da quello che hanno detto i giornali gli hanno colpito la aorta femorale e in 10 minuti è morto dissanguato, perché lì non è che puoi fare niente, non è che puoi tamponare quando succede un avvenimento del genere. Infatti io non riesco a capire perché non danno lo spray urticante, perché non danno lo spray al peperoncino, perché non danno il taser. Cioè il taser, una scarica elettrica, caschi per terra, svieni, ma non succede niente. Cioè al limite dopo ti riprendi e non succede niente. Ma no, che purtroppo queste persone devono usare le armi da fuoco per difendersi molte volte. È giusto che le tecnologie vengano date a chi ne ha veramente bisogno, ma non è giusto che le tecnologie più avanzate vengano date alla mafia militare, ai terroristi militari che attaccano molte volte anche le persone delle forze dell'ordine, bambini, persone innocenti che non fanno niente. Io ho sentito persone che mi hanno contattato, ma persone, avvocati, medici, persone delle forze dell'ordine, persone delle forze armate, guardie carcerarie, che vengono attaccate con queste armi e hanno detto: noi siamo andati dai nostri superiori per portare una denuncia scritta, ci hanno detto che se loro portavano questa denuncia scritta e la denuncia veniva accettata, cioè protocollata, loro sarebbero stati allontanati dalle forze dell'ordine, dai vari loro reparti, e gli avrebbero fatto fare una perizia psichiatrica. E dice: certo. Ma che fa una persona che ha un mutuo, una persona che deve pagare l'affitto, una persona che deve mantenere una famiglia? Lo certo. Prendono e lo buttano fuori. Allora dice: molti di questi sono stati costretti a far finta di niente. Addirittura alcuni sono andati dai sindacati e hanno spiegato che mentre stavano nelle caserme, nei commissariati o in vari altri posti, lo disse pure nell'intervista all'ispettore Quarta, che all'interno del posto dove loro stavano c'erano determinate anomalie, cioè sentivano tutti dei forti mal di testa, dei forti surriscaldamenti, dei forti cambiamenti di temperatura all'interno dello stabile. La cosa strana è che tutti ci avevano il mal di testa, che tutti ci avevano le stesse identiche frequenze del caldo e del freddo, e anche certo. Lui l'ha detto durante l'intervista che potete ascoltare sulla mia radio web Emiliano Babilona Speaker. Cioè non è che lo diciamo noi, io quando ho intervistato il generale Pappalardo, generale in congedo, Pappalardo, anche lui ha detto: esistono tecnologie che possono interagire con le frequenze del nostro cervello, con le frequenze dei nostri centri nervosi e creare patologie indotte. Quando io ho parlato con Stefano Montanari, cioè lo sappiamo perfettamente, Stefano è un grosso studioso, sta studiando, io lo chiamo la puntura di zanzara e gli effetti collaterali della puntura di zanzara, perché stanno mettendo tutti sti metalli all'interno di questa puntura di zanzara, perché se diciamo altre cose c'è il rischio che censurano l'intervista, perché dicono: hai parlato di quell'argomento che non si può parlare. A me mi è successo una volta di aver parlato con un medico e lui diceva: io faccio così così così, solo perché ha detto 3 volte quella cosa di puntura di zanzara mi hanno bloccato il video, e addirittura c'era scritto disinformazione medica. Cioè rendete conto, solo perché ho detto questa cosa qua. Infatti io lo chiamo Green Cartegenica Pass, perché quella è un'altra scusa, un altro modo
per opprimere le persone e farle entrare no in l'immunità di gregge. Questi ci stanno facendo entrare in una sorta di campo di concentramento neurale, perché la tecnologia Matrix che loro usano, che dovrebbe essere utilizzata per la sicurezza di Stato, non per lo spionaggio della popolazione, perché a questo certo. punto, ma come fanno la criminalità organizzata? Come fa ad esistere con una tecnologia del genere? Come fanno ad esistere i terroristi? Come fanno i latitanti a non essere presi? Qui parliamo di tecnologie certo. che sono in grado di trovare l'acqua su Marte, e tecnologie che sono in grado di trovare le tombe all'interno del deserto vicino alle piramidi in Egitto, cioè sottoterra, e non trovano le persone che stanno dentro casa, cioè non trovano i criminali che fanno la latitanza dentro la loro stessa abitazione. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Perché molte persone che vengono ovviamente attaccate con queste armi di controllo e di manipolazione mentale e rilevano determinate frequenze relative a queste tecnologie? Perché le amplificazioni che loro gli sparano addosso servono proprio per amplificare tutti gli effetti collaterali e far certo. sì che queste persone devono essere definite persone malate di mente, pazze, schizofreniche, persone con manie di persecuzione. Infatti chi senti delle vittime del controllo mentale o dei target individuals che sono andati a fare visite, sono andati a fare le denunce, li hanno subito presi per persone fuori di testa. È ovvio. Io quando sono allora io ho dato dei consigli alle vittime: fate le denunce, fate le tecniche sintetiche e plausibili, perché se denunciate cose che praticamente sono surreali, nessuno crederà a quello che voi dite. Ma se voi denunciate: vengo spiato, rilevo delle frequenze anomale, sento dei forti disturbi sui miei telefonini, quando entro dentro casa sento dei fortissimi campi elettromagnetici, entro in macchina sento dei campi elettromagnetici, lì si può raggirare l'attacco con la manipolazione mentale, perché lì diventiamo elettrosensibili, che è un altro tipo di patologia che crea ovviamente l'arma di energia diretta ad onda convogliata, perché se io ti sparo una frequenza nei centri nervosi centrali certo. amplifico con questi metalli tutte queste frequenze nel nostro corpo e nel nostro cervello. Noi abbiamo fatto dei test, abbiamo preso un'antenna e l'abbiamo messa su una persona, un pezzo di rame, l'abbiamo messo intorno a questa persona, l'abbiamo fatta avvicinare al nostro strumento, le frequenze erano arrivate alle stelle, perché i metalli amplificano tutte queste patologie. E infatti quando poi gli abbiamo detto a questa persona: levati l'antenna che c'è sul corpo, levati i braccialetti, levati le collane, le frequenze erano diminuite e lui ha detto che si sentiva meglio e non interagiva praticamente con i campi elettromagnetici, perché le frequenze delle onde convogliate che sparano la corrente elettrica sono frequenze proprio delle patologie cerebrali. Infatti durante la notte non ci fanno dormire, perché così il giorno diventiamo sonnambuli, dormiamo ad occhi aperti, e lì ci mettono nello stato ipnotico e narcoletico per amplificarci tutti questi disturbi. Molte persone addirittura perdono la memoria temporanea e non si ricordano quello che stavano facendo, dove hanno messo le chiavi, dove hanno messo il portafoglio, dove hanno messo il cellulare, addirittura dove hanno messo la macchina, perché gli addormentano in quel momento, in quel luogo, e li fanno spostare. Quando si risvegliano dicono: ma perché sto qui? Che sto facendo qua? Che cosa ho fatto prima? Perché non mi ricordo? E questo accade a parecchie vittime del controllo mentale. Io sto seguendo oltre 700 vittime e stanno diventando sempre di più, perché mi stanno scrivendo da tutte le parti del mondo, e ringrazio pure tutte le persone che vedono i vari miei blog. Uno di questi è Satellite Spia, appunto, blogspot, 2.600.000 visualizzazioni a livello mondiale. Quando io ho creato il blog mi hanno detto: ma no, ma chi lo vedrà mai, ma chi è che va a vedere il tuo blog?
siamo arrivati a 2 milioni e 600 mila visualizzazioni, 500 e passa mila sull'altro blog su vittime del controllo neurale satellitare.blogspot. Perché certo. Lì di meno? Perché lì bloccano il mio blog. Con un altro computer, che stavo all'interno di una sala di Interpoint, ho messo digitato vittime del controllo neurale satellitare.blogspot, non risultava esserci un sito, non risultava esserci un blog. Ho detto: scusa, com'è possibile? Il blog c'è e qui non risulta, e facevano comparire siti che non c'entravano niente sulle nostre argomentazioni. Poi quando ho cominciato a creare, deviavano tutto, certo, li deviano, lo fanno apposta, sì, quello sì, è una sorta di spionaggio telematico di questi deviati, che deviano i canali che sono più importanti e che parlano di cose reali e delle testimonianze delle vittime, perché quei canali fanno capire poi a molte persone che questi non sono pazzi, insomma, malati di mente, ma che vengono pilotati attraverso il controllo mentale. Infatti, certo, molte volte raggirano e creano dei siti che praticamente dicono delle cavolate, oppure sono siti disinformatori che rimandano le persone a vedere tecnologie che sono degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, che non vengono più utilizzate, sono tecnologie obsolete. E la gente ancora mi dice: ah, ma io ho visto un sito con quella tecnologia. Io ho detto: guardi, quella tecnologia la utilizzava José Delgado, uno scienziato, uno dei pionieri per il controllo della mente a distanza e per il controllo delle frequenze cerebrali, ma utilizzava un chip neurale che era un centimetro per un centimetro con gli elettrodi messi all'interno del cervello, e si vedeva addirittura il chip che veniva impiantato all'interno del cervello del toro, all'interno del cervello delle scimmie, anche dei maiali, e facevano vedere come un telecomando lui cambiava delle frequenze e quell'animale faceva determinate cose. Nel film Fattore di controllo fanno vedere come funziona la tecnologia, alle persone in testa durante la notte gli dicono: uccidi tua moglie, uccidi tua moglie, uccidi tua moglie. Quello si alza la mattina in stato di ipnosi e narcolessia indotta, prende il fucile e spara alla moglie. E poi dice: ma perché l'ho fatto questa cosa? Oppure quando è successo della Franzoni, che lei... ma ci sono talmente tanti casi che inviava. Ti ricordi? La Franzoni non si ricordava che il bambino l'aveva lasciata a casa, lei è andata ad accompagnare l'altro bambino, come è ritornata a casa ha trovato il bambino che praticamente era in fin di vita. E lì guarda, hanno detto guarda, che la colpa era la sua. Di parla. Volevo parla. Dire due cose, che proprio questo fa vedere, no, il punto di stupidità della massa. Poi io non so se è realmente stupidità o sono proprio fatti così. Io penso un po' tutte e due le cose, cioè non sono abituati e non sono fatti per vedere più di tanto, perché altrimenti basterebbe aprire la cronaca sui quotidiani, giornali di tutti i giorni, e vedi i casi. Tutte queste sono persone, tutte queste, che dichiarano che hanno sentito voci. Ma io me ne ricordo una sfizza, quel tizio che prese a martellate in Sicilia e due bravo, passanti. Bravo, bravo, me lo ricordo pure, dice, io quello là. Ho sentito, fermato da due ragazzi nigeriani, che ha detto quello lì: ho sentito delle voci che mi hanno detto prendi a martellate. Ho preso il martello in casa, sono uscito e l'ho fatto. Poi ci fu quell'altro, invece il nigeriano, che prese a picconate le persone. Sì, come in mezzo si chiamava? Alla strada, sì, sì, sì. Sì. Quello che sentivo le voci. Ma è possibile che tutti questi schizofrenici sfocino in violenza omicida? Perché è difficile, la schizofrenia sfocia in violenza omicida. La schizofrenia si può più facilmente rivolge verso se stessi la violenza. E certo, come la ragazza molto di Napoli che gli hanno detto durante la notte in testa: sbrigati, scendi sotto casa che ti stanno rubando la macchina. Adesso la schizofrenia, certo, ti prevede il furto della macchina. Cioè, oppure a me mi dicevano: non girare al terzo semaforo a destra perché c'è un incidente stradale. Io ho girato al terzo semaforo a destra perché volevo vedere che cosa era successo e c'era un incidente stradale. Ho detto: ma com'è possibile? Allora, questi sono delle persone che operano e interagiscono anche con la viabilità stradale.
Cioè, la Voglio. schizofrenia interagisce con GPS e con la viabilità stradale. Non si è mai sentito questo. Quando io ho fatto l'intervista allo psichiatra Paolo Scioni, che ha scritto due libri, Neuroschiavi e Paranoia, e lui mi ha detto che avevano fatto delle analisi con un elettroencefalografo quantico, mi pare, o un elettroencefalografo in 3D. E avevano visto che una persona che avevano detto che era schizofrenica, gli si attivavano delle frequenze in alcune parti del cervello, che erano le parti del lobo uditivo. Invece, la schizofrenia dovrebbe far attivare le parti del cervello in un'altra parte. E lui ha detto: ma com'è possibile? Se la persona è schizofrenica, dovrebbe avere questi tipi di frequenze e si dovrebbero attivare questi tipi di parti del cervello. Sembrava come se qualcuno dall'esterno parlava a questa persona. E fatalità ha detto: non è possibile che la schizofrenia interagisca sulle parti del cervello uditive. Le parti del cervello uditive, lo sai quali sono? Quando fanno adesso il trapianto, mettono praticamente gli apparecchi acustici che vengono collegati direttamente alla testa. È quella la parte che si attivava del cervello. E quello ha detto: dice, non è possibile, scusa, dovrebbe essere questa parte, non questa. E lì c'è stata la prova che c'era qualcosa di anomalo. Infatti, quando lui ne ha parlato di questa cosa, ha avuto dei grossi scontri con altre persone mediche che dicevano: ma no, te sei sbagliato, potrebbe essere un caso, l'apparecchio non ha funzionato, lo strumento non ha funzionato. Ha detto: ma non è possibile. Uno strumento medico professionale è stato tarato perfettamente per analizzare determinate frequenze, ma all'improvviso non funziona più. Quindi ha capito che c'era qualcosa che non quadrava, anche determinati suoi colleghi tendevano più a dare a forza ai psicofarmaci che non a risolvere con altri metodi meno invasivi che davano meno effetti collaterali di altri. Loro sentono che senti le voci, ti riempiono dei psicofarmaci, sentono che ti dici: ah, ma io sono Certo. depresso, ti riempiono dei psicofarmaci. Invece lui voleva fare delle cure più naturali. Infatti, quando è uscito lo strumento, quello cerebrale che è stato attestato negli Stati Uniti d'America, che è un elettroencefalografo elettromagnetico, questo elettroencefalografo elettromagnetico che cosa fa? Manda delle frequenze, dei impulsi all'interno del cervello e fa sì di attenuare determinate frequenze delle patologie cerebrali. Attenua le frequenze dei traumi psicologici, attenua le frequenze delle dipendenze, attenua addirittura le frequenze del morbo di Parkinson e di altre malattie del cervello. E loro si sono accorti che con queste scariche magnetiche riescono a bloccare queste patologie. È una cosa molto importante, cioè un'evoluzione della scienza medica con semplici frequenze immesse vicino al cervello, cioè sono dei sistemi non invasivi, non serve che operi la persona, perché l'elettroencefalografo trascranico fa sì che il campo elettromagnetico di quel tipo di frequenza colpisca il punto esatto del cervello che deve essere colpito. Allora lì abbiamo cominciato a capire: ma se questi hanno queste armi e queste tecnologie che sono in grado di vedere le parti del nostro corpo e sono in grado di interagire con i centri nervosi, sanno perfettamente attraverso la mappatura cerebrale e la mappatura delle frequenze del nostro cervello come modificare ed attaccare il cervello delle persone. Parlai con Ah una certo, ragazza, ho assolutamente. parlato con una ragazza che lavora al pronto soccorso. Mi ha detto che tutti i giorni arrivano persone che dicono che hanno delle patologie, patologie d'infarto, patologie dei blocchi respiratori, patologie renali. Poi, al momento che entrano nella sala per essere praticamente visitati, le loro patologie scompaiono o addirittura non risulta che hanno nessun tipo di problema cardiaco, nessun tipo di problema respiratorio, nessun tipo di problema di nessun genere. Però c'è una cosa che lei ha riflettuto, che adesso si paga il ticket per andare al pronto soccorso a fare la visita. Quindi se crei dei malati immaginari e ne crei milioni, vuol dire che tutti i giorni questi malati immaginari vanno al pronto soccorso e pagano 25-30 euro per fare la visita. Quindi sembra come se c'è qualcuno dall'alto della massoneria industriale, la massoneria medica,
la massoneria farmaceutica, che vuole che determinate persone siano pilotate ad avere determinate patologie o a credere di avere determinate sintomatologie, ma che in realtà vengono create da queste armi ad energie dirette ad onde convogliate. Noi abbiamo quello, il ragazzo di Napoli che ha buttato il bambino di sotto, lui diceva che sentiva le voci in testa che gli dicevano che lo sarebbero andato a prendere e l'avrebbero massacrato di botte, l'avrebbero menato. E l'urlava per strada e diceva: ah, venite, venitemi a menare, venitemi a menare. Ma questi giochetti lo fanno a tutti. A me mi dicevano: siamo sotto casa, apri la porta, esci con le mani in alto, e non c'era nessuno sotto casa. Un altro ragazzo, gli dicevano di andare in un determinato posto, che lo stavano aspettando perché gli dovevano dare risarcimento danni. Lui andava a questo posto e non c'era nessuno. Una ragazza di Firenze, gli dicevano di andare in banca, di prendere i soldi e di portarli a loro, e loro l'avrebbero staccata. Lei, poverina, disperata, è andata in banca, ha ritirato non so quanti soldi, ha preso una busta e se l'è messa in tasca, è andata ad aspettare in una piazza che arrivasse qualcuno. Non è arrivato nessuno. E fatalità, i parenti hanno visto che aveva ritirato tutti i suoi soldi, si sono incominciati a preoccupare, perché hanno detto: ma questa che ci deve fare con tutti questi soldi? E Certo, poi, poverina, l'hanno rinchiusa in CSO, i parenti. volevo Dimmi, dimmi, dimmi. dire una cosa su questo, che quando vediamo casi tipo quello che hai adesso detto tu, questa ragazza è stata spinta a prendere i soldi e consegnarli a non si sa chi, quelli sono tutti i modi che hanno questi per testare i macchinari. Sì, perché lì Questi sono tutti. ti inducono a pensare, a fare Esatto. quello che vogliono loro. Loro devono vedere se quella macchina, perché ogni persona è come se fosse una dimensione propria, perché noi abbiamo chimica diversa, onde diverse, perché sono le stesse, ma a secondo di come è fatta, di come è tarata, di come è cresciuta e della genetica della persona, e siamo tutti diversi. Un millimetro, adesso te lo dico così in termini non tecnici perché non sono un tecnico, però un millimetro o anche un micron di millimetro di differenza in una posizione elettrica cerebrale fa tutto. Quindi loro devono tarare la macchina sulle persone e gli fanno fare queste cose che sono stupide o le fanno sta male per vedere se funziona la macchina Sì, per uccide come gli quando invece vediamo anomali incidenti stradali. anomali Ti incidenti stradali ricordi a morti Canneto di Caronia? A improvvisi Canneto di Caronia, certo quelli entravano dentro le gallerie. Si sente il ritorno dei tuoi altoparlanti. miei? Sì. No, non ce l'ho, non Stai con c'ho, le cuffie? solo il telefono. Ah. No, c'ho, sto in viva voce, sto in Ah, viva voce. ok. E saranno loro che ci ascoltano allora, perché Ah devono. sì, ma Non la se la si possono vedere in ascoltare. diretta la tua Ma queste sono intervista persone che testimonianza. so dei malati di mente e soprattutto so dei guardoni. Sì, E quello è guarda come vero. sono dei guardoni, tu guarda. Il termine guardoni come suona con guardiani? Casualmente il guardiano è un guardone. Ma poi noi, tu conoscevi benissimo Stefano? Il grande Stefano Vecermirtillo, sì. Certo, e tu sai tutta la sua ricerca sulla simbologia. Questi malati di mente vivono per la simbologia. Tutto il nostro mondo, tutto il sistema, se noi lo osserviamo, è formato da simbologie. Che cos'è il simbolo? Il simbolo non lo devi interpretare a vista. A parte che ogni simbolo non è quello che sembra, perché è come se fosse una cornice che racchiude un quadro altro, che però può vedere solo chi conosce. Ti assicuro che le simbologie non vanno interpretate come trovi su internet. Stefano ha dato una spiegazione molto più veritiera. Ma tutto come funziona il simbolo, se non in maniera razionale, uno potrebbe chiedere, colpiscono nell'archetipo della persona. Queste sono conoscenze che si perdono nella notte dei tempi, e dato che sono sempre state usate,
Significa che questi, da sempre, chissà da quanti anni, vanno avanti con questo piano. Perché sanno bene che ogni simbolo rappresenta uno stato dell'essere della persona, una parte della persona, un modo di essere, un questo, un quell'altro, o la materia, o un'energia, e ti rimettono in giro. E a seconda di dove li mettono, sanno che tu lo interpreterai in un determinato modo. Non so se hai visto mai, adesso come esempio, le frecce che formano il simbolo del riciclo. Sì, Guardalo sì, bene, sì. è una stella di Davide. È una stella di Davide. Infatti Stefano era esperto anche in numerologia e aveva capito tante cose di determinati messaggi che avevano mandato sia attraverso i film, attraverso le canzoni, la musica e tantissime altre cose che loro facevano. Ma assolutamente, perché la numerologia è la Kabbalah, la Kabbalah, è questa scienza portata avanti da loro, seguita da loro, la Ghimatria, la Kabbalah, per cui a secondo del numero o anche delle lettere che sono associate, tu puoi capire tutto di quella persona, vita, morte, miracoli. Questo sempre secondo la loro scienza. Se noi guardiamo bene, c'è rientro, Emilia. Mi senti? C'è rientro? Sì. Ah, rientra, sì. Dicevo, questi sono dei ritualisti, per cui quelle che erano divinità ancestrali hanno ancora un valore. Noi prendiamo appunto Enel, che è la compagnia elettrica. Abbiamo Eni è la compagnia del gas, e il pollo è sempre buono. Pronto? Mi senti? Pronto? No, mi sono fermato perché si sentiva rumore. Ah, ok. Ti volevo fare Sì, mi una senti? domanda. Sì, No, mi sono fermato perché si sentiva sono loro rumore. che ci ascoltano No, volevo finire sicuramente. questa cosa. Stavo dicendo. Pronto? Vai, vai, vai. Stavo dicendo una cosa. Questi prendono. Pronto, mi senti? Sì, ogni Questi tanto va via la prendono, comunicazione. secondo loro, forza di determinate energie. Andiamo a vedere. Eh certo, va via adesso perché non gli gustano che gli dico sta roba qui. Pronto, mi senti? Sì, vai, vai. Continua. Allora, te volevo dire questo che per me è più o meno sulla stessa linea degli studi che faceva Stefano. Le loro divinità rappresentano ognuna un tipo di energia. Ognuna. Prendiamo le divinità babilonesi, sumere. Quali avevamo? Avevamo Enlil e Eni, Enki, che poi la K in quella lingua preaccadica non si pronunciava. E quindi era Enik. Non pronunci la K e viene fuori Eni. Enki era il dio della terra. E cosa esce dalla terra? Esce il gas. E noi abbiamo l'Eni, che è la società petroli e gas. Enlil. Non si pronunciavano le vocali. E quindi era l'El. Noi prendiamo l'El, ci mettiamo la E e viene fuori Enel. Infatti Enel era il dio del tuono e del cielo. Sono le loro divinità. È tutto costruito secondo la loro ritualità. Ogni persona è all'interno di questo meccanismo. Per cui se vogliono fa un
tipo di sacrificio, perché i loro sacrifici, dato che sono fuori di testa, funzionano con un determinato tipo di energie sprigionate da Va un via il pensiero delle suono, va via persone, il suono. sia del sacrificato che del boia. E quindi abbiamo come? Ogni tanto va via il suono, E non si quindi sente più abbiamo l'audio. tantissimi omicidi di bambini. Oltretutto perché va un po' a scatti. Mi senti? Sì, sull'unica cosa che praticamente ogni tanto Pronto? si blocca la tua parola e ti sento a scatti praticamente. Si vede che in questo momento che devono cambiare il turno, che si sta avvicinando le ore 21 e cominciano ad andarsene prima e stanno praticamente modificando determinati tipi di parametri. Quello che hai detto te sono parole sante. Perché Certo. la loro manipolazione, cioè questi sono dei mercenari e Loro guadagnano un ritualizzano sacco di tutto, soldi. ritualizzano, ma non solo. Questi guadagnano soldi a palate su queste tecnologie, sui satelliti, su tutto quello che è spionaggio sulla popolazione. Ti volevo fare una domanda. Certo, Allora, le dimmi. persone che ascolteranno, insomma, la tua intervista testimonianza. Hanno sentito, insomma, che sei una persona esperta, hai parlato in modo molto tecnico. Pensa che mentre parlavo prima con te mi bloccavano il cervello, perdevo la memoria temporanea, figurati un po'. Loro lo fanno spesso questo, per non farci ricordare determinati vocaboli o determinate parole tecniche, che poi vengono praticamente fraintese da persone che magari sono tecnici e che ci ascoltano oppure che ci ascolteranno. Vuoi dare un Ti sento, messaggio? Emiliano, Mi ti senti sento a male? tratti, A ripeti, ti sento tratti. a Allora, tratti. vuoi dare un messaggio alle persone che ascolteranno questa intervista testimonianza? Sì, il messaggio che do io è l'unico che posso dare, perché io sono diventato, io stesso sono il mio messaggio. Che tutto ciò che c'è da fare con queste persone è una cosa che solo a dirla è la cosa più difficile ed immaginabile. Non interagire, non farsi mettere paura e soprattutto far finta di niente. Perché se tu hai consapevolezza e diventi quella consapevolezza, è un discorso molto filosofico, ma ti assicuro che funziona. E diventi quella consapevolezza, queste persone non ti possono fare un cazzo. Niente. Zero. Perché nel momento stesso in cui ti vogliono mettere paura, c'hanno avanti qualcosa di molto più forte di tutti i loro mezzi tecnologici, che è la tua consapevolezza. È un procedimento è faticosissimo, perché per arrivare a questo livello, che non è neanche un livello, è, diciamo, un diverso tipo di consapevolezza. Per arrivare a questo punto, bisogna attraversare per forza tutta la consapevolezza, quindi bisogna soffrire. Quindi abbiate fede che tutta la merda che vi stanno versando sopra prima o poi finisce. Questo lo dico pure a te, Emiliano, vai tranquillo. Perché loro, questa gente di merda qui, fanno tutto questo e guarda che nel mondo quello che stanno facendo, lo stanno facendo sempre più repentinamente, più velocemente. Gli eventi si susseguono sempre a spazio più ravvicinato, perché il tempo stringe e loro non hanno più tempo, stanno a perdere. Loro sanno che alla fine perderanno. Eh Capisci? sì, infatti È come. tutte le denunce che E stanno come arrivando nei giocano tutte le tribunali, no? carte. E alla fine qualcuno le prenderà in considerazione e cercheranno praticamente di fare delle vere indagini e capire
perché tutte queste persone denunciano tutte le stesse identiche cose e vengono attaccate con queste armi, con queste tecnologie, che vengono deviati i loro pensieri, che vengono amplificate le patologie sul loro corpo. Cioè, perché io penso che se dai una tecnologia del genere a dei criminali, la usano per fare dei crimini. Se dai questa tecnologia a Certo. delle persone, dei tutori della legge, la usano per salvare lo Stato. Ma qui sembra che si guadagna di più essere criminali che invece essere persone della legge, come in moltissime testimonianze Assolutamente. di persone che sono venute alle conferenze, hanno detto, dice, noi molte volte quando portiamo avanti determinati tipi di indagini o determinati tipi di denunce, dall'alto ci fermano, oppure non ce le mandano avanti, ce le archiviano ancora prima Certo. che ci fanno partire le indagini. Quando io intervistai, oltre il generale Pappalardo, ma intervistai pure l'ispettore Quarta, io ho detto, ma se noi veniamo attaccati da queste persone militari, da chi dobbiamo andare a portare le denunce? E lui mi ha detto, questa è una bella domanda, cioè chi ci dovrebbe difendere sono coloro che ci attaccano e manipolano e ci spiano in continuazione per farci credere persone fuori di testa, visionari. Certo. Addirittura molte volte mi scrivono delle persone dei commenti anomali sotto i video e mi chiedono delle cose tecniche dettagliate, ma se io avevi stati di progettazione di una tecnologia del genere, non stavo su YouTube, stavo già con l'intelligence, con i servizi segreti nell'area 51 a cercare di trovare una soluzione per risolvere questo problema, oppure a cercare di rintracciare queste armi che vengono utilizzate da queste persone che ci sparano queste frequenze sul nostro corpo. Adesso abbiamo capito Certo, che cioè, esistono. volevo dire una cosa a proposito. Aspetta, no, volevo finire solo una cosa. Esistono tecnologie in grado di rilevare i satelliti che ci sparano queste frequenze Pronto? addosso. Mi senti? Pronto? Mi senti? Esistono tecnologie in grado di rilevare queste frequenze e di individuare i satelliti, però Sì, ti purtroppo sento. Adesso sì. vengono Se sovvenzionate queste sovrappongono tecnologie. Aspetta che ripeto, esistono delle tecnologie che sono in grado di rilevare questi satelliti, solo che la maggior parte di queste tecnologie vengono sovvenzionate dai militari o vengono sovvenzionate dai stati, e lo Stato ovviamente non è che vuole far uscire fuori miliardi di euro per far sì che questa tecnologia serva per bloccare la criminalità militare o bloccare la mafia militare o i terroristi militari. Quindi loro fanno sì che i soldi escano per non far arrivare mai le persone che Certo. operano con questi sistemi a individuare chi sono i reali colpevoli e chi sono i reali artefici delle sperimentazioni e collaudi di queste frequenze sulla popolazione, sul corpo umano, sul nostro cervello. Certo. Che stavi dicendo prima? Io volevo dire appunto che loro sono talmente tanto all'interno delle istituzioni, talmente tanto tempo, che è difficile dividere l'istituzione da loro. Per quello gli stessi agenti di polizia, carabinieri, quant'altro, sono i primi che rischiano nel momento in cui vedono altro. Se vedono altro, fai quella fine, la fine che ha fatto Falcone, Borsellino, Lo ti so, buttano fango sopra. però che fai? Discreditano oppure ti fanno ammazzare tutta la famiglia. Vengono considerati una mafia militare, dei terroristi militari, e questa è la cosa. Perché questi Ma poi sì, attaccano certo. anche i nostri familiari, attaccano gli animali. Noi abbiamo persone che lavorano in determinati posti, anche importanti, che gli stanno attaccando gli animali, gli creano delle fortissime fitte ai loro cani, che incominciano praticamente a ululare, a scappare da casa, ad avere dei
delle fortissime contrazioni muscolari e questa persona sa che i cani non possono avere questi disturbi perché le ha portati all'ospedale, l'ha portati dal veterinario, l'ha portati in un sacco di posti e non risulta nessuna patologia, quindi questi cani vengono attaccati apposta per fargli vedere a lei che deve stare ferma, che non deve proseguire a fare determinate cose perché gli attaccano i cani con questo tipo di strategia, con questo tipo di sistema. Si chiama la psicologia del terrore, come l'hanno fatta a me nel 2001, 2002, certo. 2003, mi facevano svenire per strada, minacce in continuazione, mi dicevano di tutto e mi dissero: se vai a dire in giro che noi ti parliamo in testa, nessuno ti crederà e ti prenderanno per pazzo. Io ho preso, ho fatto subito la prima denuncia, ho fatto subito una denuncia dettagliata e l'ho portata nelle caserme, dove era successo il fatto del 10 febbraio del 2001, eppure lì la denuncia praticamente non è andata da nessuna parte perché l'hanno bloccata direttamente all'interno di quella caserma. Allora poi ho capito che la denuncia doveva essere Volevo dirti una cosa direttamente in tribunale. No, voglio dare un consiglio alle persone che vogliono fare le denunce, di andare direttamente nell'ufficio primi atti del tribunale di appartenenza e denunciare direttamente lì, perché molte volte nelle caserme veniamo fraintesi e le denunce non le mandano avanti. Esatto. Io volevo adesso un attimo di due cose semplici. Una è riferita ai fatti del G8, perché penso che la manipolazione lì sia stata molto più grande, partita molto prima, e che le vittime di queste manipolazioni sono due persone, sono il morto e l'uccisore. Per quale motivo dico questo? Perché, come ti ho detto, i primi a rischiare la vita, se si accorgono di qualcosa, sono quelli che nelle forze dell'ordine. Ma non solo se si accorgono. Basta che c'è un caso di emergenza per cui la loro vita serva per qualcosa. Allora io sostengo che il caso del G8, la morte di Giuliani, lasciando perdere tutto il fatto della Diaz, che quello è veramente raccapricciante, ma il fatto di Giuliani, il fatto di Placanica, mi sembra si chiama, io sostengo che entrambi siano stati indirizzati da queste onde satelliti a fare quelle azioni. C'è un giornalista che si è trovato sul posto in quegli anni e che ha scritto dei libri e ha potuto intervistare poco prima dei fatti un poliziotto che segretamente gli diede un appuntamento e gli disse: tu trovati a quest'ora in questa piazza perché a questa ora precisa avverrà un morto. Quello che dico io è che c'è stato il morto, ma le vittime sono due. Considerando che quelli che facevano più casino, che erano questi black bloc, che poi sono stati identificati in parte come facenti parte di alcune milizie estere, cosa stavano a fare lì? E che questi ragazzi che erano lì, compreso Giuliani, hanno trovato queste pietre tolte in precedenza da questi che erano i Black Bloc. Hanno trovato pietre e sono state lanciate. Tutto questo è una manipolazione voluta da questi che tu chiami mafia militare, da questa gente qui, per creare il caso. E si evince proprio il fatto che chi c'è andato di mezzo? Quello che è morto e quello che è stato accusato per omicidio, che ha sparato e ha ucciso. Ma nota bene, che se è avvenuto quello e se quel poliziotto ha fatto quella dichiarazione al giornalista, è l'ennesima conferma di quello che ti dicevo prima, che tutte queste persone qui sono all'interno delle istituzioni e molti sanno di questi piani. Io ho un
ho sentito, ho parlato, ho intervistato a voce non registrato, ma l'avrei dovuto fare. Questa intervista a questo membro della Protezione Civile, quando mi diceva che lui per un mese, prima del terremoto dell'Aquila, è stato mandato con altri della Protezione Civile all'Aquila a notare e a segnarsi quali fossero le strutture sensibili per il terremoto. Poi casualmente è avvenuto il terremoto. Ma per credere il caso in questi fatti ci vuole veramente, veramente, veramente tanto. Perché queste persone qui non solo riescono a farti pensare cose, a parlarti, a spiarti, a vedere con i tuoi occhi. Queste persone qui sono in grado di alterare il clima. Queste persone qui sono in grado di creare terremoti. Sì, con le Questa gente. armi climatiche, Della peggiore armi feccia. sismiche, Come? armi climatiche, armi sismiche. Armi sismiche. E guarda caso funzionano entrambi nello stesso identico modo. Entrambi utilizzano frequenze. Sì, è proprio così, perché durante il terremoto che c'è stato nell'Aquila stavo facendo un'analisi con l'elettroencefalografo e si sono alterate tutte le frequenze cerebrali prima che la scossa cioè arrivasse a Roma. Quindi c'è stato tipo un'onda d'urto che ha creato delle frequenze fortissime, ha destabilizzato proprio il nostro cervello. E quel periodo mi chiamò una signora e mi disse: non so che cosa mi stanno facendo, ho dei fortissimi bruciori sul corpo, non riesco a capire che cos'è. Che praticamente l'elettroencefalografo ha segnalato proprio la scossa. Vuoi Certo. dire qualche altra cosa? Sì, un'altra cosa che mi sta che ho notato questi giorni. Cercando, poi una cosa bella che noi viviamo, bella per modo di dire, cosa orribile, che questo periodo è un periodo particolare. Come ti ho detto, si evince che tutti gli eventi creati da loro si accorciano sempre di più, si contraggono sempre più nello spazio-tempo, quindi sono sempre più ravvicinati, e questo è molto pericoloso per loro, in parte, perché alcune persone che dormono si possono svegliare perché possono far caso, capisci? La pillola Quindi, rossa o la pillola blu? esatto. Quindi cercano in questo periodo qui, cercheranno in ogni modo di fatte pungere da una vespa, perché se ti pungi quella vespa lì, magicamente tutti i problemi che tu avevi prima col tempo non ce le avrai più, perché è ovvio che quella cosa lì è l'identità di copertura per modificarti geneticamente, per far sì che tu un giorno non rigetterai tutto quello che ti metteranno loro dentro. Vuoi dire qualche altra cosa? Va bene così? Se mai qualcuno avesse dubbi su qualche frequenza che gli viene sparata sopra, vorrei dare dei modi per identificarle. Tipo le frequenze di sonno, quando ti arrivano, quindi quando qualcuno dice mi mandano il sonno all'improvviso perché magari non volevano che parlassi o perché stanno provando queste attrezzature. Dovete capire che non è un sonno normale che arriva, ma è come un'onda improvvisa che ti viene addosso. Tu senti proprio di essere investito da questa cosa. Emiliano ti può confermare benissimo che è in quella maniera. E quindi se siete chiunque non abbia individuato nella sua vita di tutti i giorni fenomeni che pensa siano riconducibili a questo, tenete presente questa cosa, perché queste onde delta sono tra le più comuni,
che vengono utilizzate. Quindi, se siete in presenza di un'ondata nell'etere improvvisa di sonno, questo muro di sonno che vi viene addosso è quello lì. Quindi cominciate a vedere, a prendere consapevolezza del problema. Ho detto tutto. Ok, io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista testimonianza che hai fatto. La preparerò a breve e poi la pubblicherò, insomma, su tutti i canali, sui blog, sui social. Una cosa importante è che le persone devono capire che le interviste testimonianza servono per aiutare le altre persone che entrano a far parte di questo mondo e che vogliono conoscere e sapere anche i pareri delle altre persone che vengono sottoposte a questi Certo. trattamenti, a questi esperimenti disumani con questi sistemi. Io Certo. ti ringrazio tantissimo e ringrazio le persone che ascolteranno questa intervista. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? No, saluto tutti. Vorrei dire solo quello che ho detto prima di cercare di fare esperienza di quello che vivono, di capire il mondo in cui vivono e di divenire quella consapevolezza lì, perché questi qui hanno già perso. Ok. E tutti loro non sono soli, perché vedete quanti siamo. Cioè. Quindi. Ok. Allora io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista testimonianza. Seguite tutti quanti i canali di YouTube, di Facebook. Ci sentiamo prossimamente.